Ciao a tutti, nuovo video haul! È uno dei miei video preferiti, ormai lo sapete. È un haul make-upposo perché ho acquistato diverse cosine di make-up sia online che non online e volevo mostrarvele anche perché ho fatto il mio primo acquisto sul sito Cosmetic for Less. Ne avevo sempre sentito parlare ma non avevo mai acquistato fino a qualche giorno fa e mi sono decisa di acquistare i tanto adorati rossetti di Essence, perché io siccome a volte capita, no a volte, spesso capita di andare da che ne so, da me si trova Essence solo all'OVS, da Scarpe Scarpe e nelle profumerie Marianneau, però gli stand non sono mai forniti, cioè le collezioni che dovrebbero uscire un determinato giorno, semmai escono un mese dopo, e quindi io sono sempre in ritardo e non trovo mai niente, oppure quando vado in negozio è già finito tutto. E quindi mi sono decisa ad acquistare online e ho preso diverse cosine. Non ho più le confezioni perché ormai le ho provate, le ho testate un pochino sulla mano, così le cose, quindi non ho più la confezione, però mi sono trovata benissimo, anche perché loro sono stati velocissimi, rapidi nel rispondermi, perché praticamente avevo ordinato un lucida labbra che loro non avevano e me l'hanno fatto sapere subito e mi hanno chiesto se volevo acquistare qualcos'altro a quel prezzo o preferivo il rimborso. Io a quel punto ho preferito il rimborso perché non vedevo l'ora di avere i prodotti, e quindi loro il giorno dopo mi hanno spedito i prodotti e nel giro di un giorno mi è arrivato tutto a casa, quindi mi sono trovata benissimo. Che cosa ho acquistato da Cosmetic for Less? Allora, ho acquistato 4 rossetti di Essence, questi sono Lasting Color, e ho preso, vediamo, il numero 12, Blush My Lips, che è questo bellissimo colore qui, tipo un fragola. Vi faccio gli swatch così si capisce meglio. Ecco qua, è stupendo questo qui, vedete? Un bellissimo fragola, bello bello bello, non vedo l'ora di provarli bene sulle labbra. Poi ne ho preso uno simile che praticamente il numero, questo era il 12, poi ho preso il numero 14, Adorable Matte, che è molto simile, vedete, me li metto a confronto. Questo qui va un pochino più nel, un pochino più fucsia, questo è un pochino più sul rosso, diciamo, ed è questo qui, e si vede che è praticamente un pochino meno shimmer, dovrebbe, è un matte praticamente. Poi ho preso il numero 6, Barely There, si dice così, è questo colore qui, che è quasi un nude con qualche nota di viola all'interno, ed è questo qua, molto naturale come colore, mi piace tantissimo. Poi ho preso il numero 7, Natural Beauty, che è praticamente un rosa, un rosa molto bello e delicato, vedete, questo è molto naturale, veramente quasi percettibile il colore, quasi color labbra diciamo, ed è bellissimo, mi piacciono tantissimo e non vedo l'ora, cioè sono 3-4 colori meravigliosi. E poi devo testarli ancora perché sono della Lasting Color, però
non so la loro durata, quindi per me è la prima volta, anzi fatemi sapere se voi, anche se conoscete uno di questi colori qui, perché sono curiosissima. Poi ho acquistato in abbinamento a questi due che vanno più sul fucsia questa matita long lastic automatica, ed è questa qui, bellissima, guardate qua che bello colore fucsia, che va benissimo con questi due, i primi due che vi ho mostrato. Questa è una lasting color e queste poi per le labbra automatiche mi piacciono tantissimo. È la prima volta che acquisto anche queste matite qui, quindi non vedo l'ora di usarle. Poi ho acquistato questo lucida labbra, questo lipstick, che fa parte di una nuova collezione che uscirà a breve, o non so se è già uscita, e ho preso solo il numero 5, color Peach Party, ed è bellissimo. A parte il packaging è bellissimo, mi ricorda un po' quelli di... quale? Sbaglio sempre le marche, quindi non lo dico, ditemelo voi. Quelli di Saint Laurent, ecco, ed è questo bel rosa intenso, guardate qua, meraviglia. È bello rosa, bello pigmentato, bello lucido, bellissimo, non vedo l'ora di provare anche questo. Ce n'erano tantissime colorazioni, chissà quando usciranno, forse adesso in autunno, ottobre, questo qui. Poi ho acquistato, questa ormai la conosco, l'ho già inserita anche tra i preferiti, la eyeliner super fine della Essence, questa che ha la punta sottilissima. Io la adoro perché c'ha un colore nero intenso e poi è facilissima da applicare. C'ha un tratto proprio bello deciso e il colore è bello nero pigmentato. E poi, visto che ho finito tutte le matite per sopracciglia, cioè sono piccole così ormai quelle che ho, ho ricomprato la matita per sopracciglia di Catrice. Ho preso questo colore qui, che il numero, vi dico, 3, brown, e questo qui, quasi invisibile, no, è un marrone chiaro. Quindi questi sono tutti i prodotti che ho acquistato sul sito Cosmetic for Less. Non vedo l'ora di usarli, di provarli, di testarli, di farvi sapere come mi sono trovata. Poi mi trovavo, guarda caso, da scarpe e scarpe, sempre al centro commerciale Roma Est, a Roma, e allo stand di Catrice, perché Catrice la trovo solo lì al centro commerciale Roma, per chi fosse di Roma, centro commerciale Roma Est, da scarpe e scarpe hanno lo stand di Catrice, e ho acquistato due smalti, questi sono penso della nuova collezione, sono in edizione limitata Travel Deluxe. E ho preso il C01, che è questo bianco, bianco gesso praticamente, e questo che è il numero 02, è un grigio, grigio country, dice. E non li ho ancora provati, quindi vi dirò poi se mi sono piaciuti o meno. E questi, troppo carini. Opla. Poi ho voluto acquistare, incuriosita, questo pennarello, sempre di Catrice, naturalmente, il numero 40, pennarello per sopracciglia. E forse ho preso un colore troppo chiaro perché praticamente non si vede. E vi farò sapere, ero incuriosita da questo pennarellino. Vi dirò come mi sono trovata. Poi ho preso la palettina, questa nude, sempre di Catrice, qui dice che è new, la nude, che ha tutti questi colori
interessanti all'interno, praticamente quelli che io uso tutti i giorni. C'è un marrone scuro, un marrone shimmer, ci sono due colori, tre colori matte e tre colori shimmer all'interno. Anche se non sembra, però questi sono i matte, uno, due, tre, e questi sono quelli più luccicosi. E quindi proverò anche questa e vi farò sapere. E niente, questo era il mio shopping make-upposo, fatto un po' online, però no, fatemi sapere tutto nei commentini se voi li conoscete, se anche voi avete acquistato questa nuova linea di Essence. Scrivetemi tutto perché io sono sempre curiosa. Mi raccomando, fatemi sapere tutto nei commentini e noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio e a presto. Ciao!